Buongiorno e buona domenica a tutti, benvenuti a Sommatino. Il benvenuto che avete appena ascoltato era offerto a tutti i telespettatori di Teleacras dall'associazione musicale Santa Cecilia. La banda è diretta dal maestro Franco Lodato. Oggi il maestro non è presente, ma abbiamo qui il capobanda. Capobanda, abbiamo perso il capobanda, andiamolo a cercare. Ah, arriva anche il maestro, ecco, buongiorno e benvenuto. Io avevo detto che lei non era presente, invece è qui. Ecco, allora, avevo presentato pure il capobanda, venga qui. Dunque, un bel benvenuto, veramente caloroso, la giornata bella sicuramente, ormai quasi estiva, questa musica allegrissima che ha rallegrato sicuramente quanti ci stanno seguendo in questo momento da casa. Intanto, quanti componenti questa associazione? Ma tutti, la banda è 45 elementi, più ci sono gli allievi, un vivaio di circa 20 ragazzi. Senta, una cosa che abbiamo notato subito arrivando qua, a Sommatino le donne hanno un posto predominante un po' dappertutto, anche nella banda vediamo moltissime presenze femminili, bellissime ragazze tra l'altro. Sicuramente, e abbiamo anche nel vivaio altre bellissime ragazze che stanno promettendo musicalmente, che la bellezza è una cosa che dà soltanto il Padre Eterno. Sicuramente. Poi oltre alla bellezza c'è anche questa grandissima dote musicale che portano avanti. Ma senta, io sono un pochino curioso, una banda, oltre ad esibirsi nelle manifestazioni del paese, perché tutte le bande, tutti i paesi quasi hanno una propria banda, poi cosa fa? Facciamo, oltre a manifestazioni così religiose, si fanno concerti in piazza, sui palchi o anche senza palchi, anche in chiesa abbiamo fatto concerti. Ma si va fuori? Sì, ogni tanto quando ci chiamano, oppure facciamo anche raduni bandistici insieme agli altri che sicuramente sono molto validi. Da quando esiste questa associazione? L'associazione da circa 10 anni. La banda da 11, ma un po' prima c'era stata già un'esperienza bandistica con altro maestro. Bene, allora, noi intanto vi auguriamo buon lavoro, speriamo di trovare tra alcuni anni una banda tutta al femminile, io sono un pochino egoista. No, tutta al femminile no, dai, dico sicuramente le ragazze attirano forse di più, però dico tutta al femminile diventa un discorso ora troppo eccessivo? Ma femminista, no? Facciamo il 50%? Non facciamo, cioè prima facciamo il 50%. C'era il vabbè, 50% dai. Va bene, grazie maestro, complimenti per la vostra attività e a questo punto linea Gigi Restivo. Grazie Valeria, io sono qui in un altro angolo di Corso Umberto, dell'isola pedonale di Corso Umberto a Sommatino, e ho con me due giovani artisti di Sommatino, Samuel Sanfilippo, Stefano Caruana, non ho fatto confusione, due giovani artisti che hanno voluto abbellire questa piazza con alcune delle loro opere. La prima che vediamo, di chi è dei due? È tua? La prima è mia, sì. Cosa rappresenta, Samuel? Questa diciamo che è semplicemente un'esercitazione tecnica, fatta di recente per affinare quelle che sono diciamo la tecnica, la capacità, un vero e proprio esercizio. Che tipo di tecnica preferisci? Ma quella che preferisco io è la tecnica mista, però questa è esclusivamente un olio su tela. Poi più avanti ci sono altre opere dove si vede diciamo quello che è lo stile vero e proprio che sto lavorando in questo periodo. Ho capito, accanto stiamo già vedendo le immagini, c'è invece un'opera di Stefano. Tu che tecnica usi, Stefano? Questa è una tradizionale olio su tela, con acrilici pure. Quindi cosa rappresenta? Vabbè, si vede benissimo, sono dei limoni. Dei limoni, sì, sicuramente. Io li avevo confusi anche perché Sommatino è una realtà mineraria molto antica con delle forme di zolfo che potrebbero anche richiamare alla memoria lo zolfo. Effettivamente sì. Queste sono tante facce, di chi sono? Sono tu o di Samuel? Sono di Samuel. Come ti è venuta questa idea, Samuel? Beh, questo parte da un progetto che abbiamo fatto circa 4 anni fa dal titolo Quadrato Etnico, dove abbiamo rappresentato quello che potevano essere diverse realtà del paese, ma non solo. E io ho fatto questa serie di quadri dove rappresentavo quelli che potevano essere i diversi caratteri, umori, rappresentati appunto dalla faccia come simbolo della persona. Samuel, io sono curioso, vorrei che il nostro operatore inquadrasse questa faccia qui, che mi ricorda qualcuno. Di chi si tratta?
Sì, questo è stato per onorare la nostra amica assessore Bennice Melecatena. Melecatena, che un omaggio, ringraziamo per la sua collaborazione, si è stata accanto in questi giorni. Sì, sicuramente si è prestato. C'è un po' di fumetto pure, qualche influenza? Sì, sicuramente, noi abbiamo molto il fumetto e anche parte dalla direzione del segno, del tratto e del racconto. Continuiamo ancora questa carrellata, ancora qui un'altra opera di Stefano Caruana. Siete molto amici, vedo. Sì, sì, abbastanza. È un'opera di Stefano, poi ancora un'altra opera di Samuel Sanfilippo. Quella cosa rappresenta? Beh, quello, come dicevo all'inizio, è l'ultimo periodo, il genere un po' che sto cercando di perfezionare, e quella è proprio una tecnica mista. Poi ancora, credo che quello sia, quello è ancora Samuel, credo che sia John Lennon. Sì, perfetto, sì. L'ho riconosciuto dall'inciso che hai stampato su. Qui ritorniamo invece ancora a Stefano Caruana, un uso molto particolare del colore, Stefano. Colori molto forti. Sì, questo tra l'altro fa parte di quello che ha accennato poco fa Samuel, di un progetto che abbiamo fatto parecchi anni fa, che riguardava il quadrato etnico, cioè riuscire a percepire, diciamo, quelle caratteristiche delle nostre zone, quindi i fichi d'India, o come precedentemente Samuel, i personaggi a noi cari, diciamo, gli amici nostri, no? Vicini. Qui ancora altre due opere di Samuel, qui andiamo un po' sul mondo della musica, su qualcosa di particolare, cos'è? Un uomo con le ali? Sì, questo diciamo che è l'ultimo tema che ho affrontato da questa parte, il mondo delle ali, ma non come un discorso di immagine sacra sicuramente, ma solo come simbolo. Ancora poi finiamo questa carrellata con un'altra opera di Stefano Caruana, altre tre opere di Stefano Caruana, sembra che facciano parte anche queste di quel ciclo di cui abbiamo parlato. Sì, abbiamo pensato infatti di esporre, diciamo, delle cose un po' datate, perché sono di 4 anni fa, però che andavano bene per la manifestazione, perché effettivamente ora ci muoviamo verso altri campi, cioè sperimentiamo, diciamo, un po' di più. E poi insomma l'evoluzione dal punto di vista artistico è sempre qualcosa che fa parte del lavoro di un artista. Bene, ringraziamo tutti e due, Stefano Caruana e Samuel Sanfilippo, per aver esposto e averci dato la possibilità di vedere queste opere. Adesso, prima di continuare ancora con Domenica e Sempre Domenica a Sommatino, 2 minuti di pubblicità. Domenica e Sempre Domenica, rientriamo dalla pubblicità. Guardate che belle immagini, sono i personaggi della Settimana Santa, che anche qui è particolarmente sentita. Qui con me c'è il regista delle rappresentazioni sacre della Settimana Santa, Amedeo Roccaro. Sì. E adesso parliamo di questa vostra bella iniziativa, che tra l'altro noi abbiamo anche seguito proprio il Venerdì Santo. Poi tra qualche minuto vi proporremo anche il filmato che Gigi Restivo ha realizzato. E allora, le rappresentazioni sacre della Settimana Santa, quali sono esattamente? Praticamente questa è una rappresentazione che è già centennale, quindi noi, come vedete dalle immagini qua, la presenza è tutta giovane, quindi abbiamo ereditato un fardello abbastanza pesante, però penso che dai riscontri stiamo ottenendo dei risultati abbastanza, perché i giovani si interessano e hanno molta voglia di riscoprire quelle che sono le tradizioni del comune. Quali momenti della passione di Cristo voi mettete in scena? Noi andiamo a rappresentare dall'entrata di Gerusalemme, sì, con la cacciata al Tempio dei Mercanti, e segue subito il Sinedrio, un Sinedrio imponente, dove viene rappresentato dal Sommo Sacerdote Caifa, che decreta in un certo punto la condanna a morte di Gesù. Poi andiamo con la spartenza, e il Giovedì Santo invece abbiamo la rappresentazione dell'ultima cena, abbiamo la cattura, il rinnegamento di Pietro, e poi tutta la Settimana Santa il clou,
veramente dove tutto sommatino esce fuori a vedere questa manifestazione così imponente è il Venerdì Santo che voi avete già... Sì, e noi abbiamo alcune immagini del Venerdì Santo che adesso proporremo ai nostri amici in ascolto, ma io vorrei un po' carrellare sui personaggi. Il primo personaggio a cui vorrei avvicinarmi è Cristo, naturalmente, ma più che altro per sciogliere un interrogativo che un po' per tutta la mattinata insegue la truppi di Teleacras. Questi capelli sono veri o sono finti? Finti. Sono finti. Allora c'è speranza per tutti, anche per me. Sembrano veri comunque. Dopo gliela presto. La ringrazio, quindi mi fa fare un giro. Sì, sì, io la dipingo. Cosa fa lei? Io la dipingo dopo. Ah, lei la dipinge perché è molto bravo. Ha voglia. Benissimo, allora facciamo una cosa. Adesso andiamo a vedere questo momento del Venerdì Santo che noi abbiamo registrato e poi ritorniamo qui in piazza. Proprio inquadrare un personaggio che sì. Già è da più di 50 anni che rappresenta che sì. Il cardine praticamente, il Croce Ferrigno. Che avviciniamoci subito. Buongiorno, signor Ferrigno. Signor Ferrigno, mi dice qua Amedeo Roccaro che lei da 50 anni, ogni anno puntualmente, dà vita a questo personaggio. Cerco di essere preciso. Sia preciso allora. Quando avevo 16 anni. 16 anni. Adesso quanti ne hai? Lo posso chiedere? 73. 73? 73 anni. Sì. A 16 anni io ho interpretato la parte che faccio oggi. E cioè? Anna è il vice capo del Sinedrio. Perché? Vice capo del Sinedrio. Perché Caifa è il capo del Sinedrio. Il capo del Sinedrio, Caifa e lei, appunto. All'età di 23-24 anni ho interpretato Lisandro, era un avversario terribile contro Gesù Cristo. E poi all'età di 42 anni, 43, ho fatto Caifa, poi ho fatto anche il ruolo di Pilato. Ne ho coperto un po' diversi. Ha coperto diversi personaggi, Anna, legati alla passione di Cristo. Anna e Caifa. Pilato, Misandro e ora... E sempre con lo stesso entusiasmo e con la stessa passione? Sempre con lo stesso e sempre con tanta passione. Grazie. Perché la mia non è una recita, è una fede. Una fede. Faccio per fede. Grazie, signor Ferrigno. Mio figlio, io aggiungo questo, mio figlio mi ha seguito in questa parte, mi recita la parte di Misandro. Dov'è suo figlio? In questo momento non c'è. Non sta facendo un esame. Ah, ho capito, quindi. Signor Ferrigno, grazie, complimenti, un grande applauso per il signor Ferrigno. Un appunto a Caifa che è molto giovane, ma è molto bravo. Un appunto a Caifa che è molto giovane, ma è molto bravo. Mi dicono. Si è caricato bene in questo ruolo. Mi dice il suo regista che lei, a parte il fatto che è molto giovane, è anche molto bravo. Io non so che aggiungere. Troppa grazia. Troppa grazia lo dica a lui. È lui che se ne assume tutta la responsabilità. Mi sta facendo portare alle stelle praticamente. Una battuta di Caifa, venga qua. Una battuta di Caifa, scusate. Una battuta di Caifa, una. Verso qua, guardi la telecamera. Una battuta. Penso che... ok. Vada. Pronto? Principi, or come in pace tollerate le offese. A vostri danni il popolo congiura. Acclama in queste mura per novello messia un ipocrita infame. Di vile fabbro indegno figlio. E voi a tanti errori suoi non vi lagnate? Amici, pietà dei vostri figli. Gli imminenti perigli, cerchiamo evitar. Cesare offeso, già vindice verrà. Che più indugiate? La vostra dignità, dite a che giova. Di vostra autorità date una prova. Complimenti. Scusi, lei come fa a sapere tutte le parole? Io ho interpretato anche Caifa molti anni. E quindi conosce bene? Quest'anno ho fatto il suggeritore. Per è il suggeritore? Sì, sì. Ah, quindi quest'anno sì, volevo dire. Come si chiama? Nino Calabro. Complimenti anche a lei. E allora facciamo una cosa. Amedeo Roccaro, facciamo una cosa. Andiamo intanto a vedere le immagini che noi abbiamo realizzato proprio la mattina del Venerdì Santo e poi torneremo ancora per qualche minuto con gli altri personaggi della Settimana Santa di Sommatino. Va bene? Via con il filmato.
Venerdì Santo intanto è una delle giornate, diciamo, che culminano il clou delle manifestazioni della Settimana Santa a Sommatino. La giornata si svolge in questa maniera: nella mattinata c'è la sfilata dei personaggi biblici che partono dal Calvario fino alla piazza Chinnici, dove si svolge le manifestazioni, diciamo, tipiche della passione di Cristo e della morte. Intanto viene presentato Gesù ad Erode, poi viene flagellato, poi c'è il pretorio di Pilato che condanna Gesù a morte. Dopo la condanna inizia il viaggio al Calvario con Gesù che porta la croce, partendo dalla piazza Chinnici fino al Calvario, dove praticamente viene crocifisso. È una tradizione antica questa del Venerdì Santo a Sommatino? È una delle tradizioni più importanti della nostra cittadina. Sommatino ha tante tradizioni, però questa, diciamo, è la più importante perché è la più suggestiva, la più commovente, e in quanto partecipa proprio tutto il paese a questa commossa, diciamo, e suggestiva manifestazione. Queste erano le immagini
del Venerdì Santo, solo alcuni momenti del Venerdì Santo qui a Sommatino. Adesso io vorrei avvicinarmi un attimo a questo personaggio che mi dicevano, anche questo straordinario, naturalmente sono tutti bravi, il suo personaggio è quello di Nizek. Nizek, anche lei può proprio regalarci qualche battuta del suo personaggio? Noi, preside romano che le veci di Augusto sosteniamo illese, per conservare le leggi dell'impero latino, condanniamo in alta croce affisso come iniquo e ribelle tradisme e gisma, ambo convinti rei, il Nazare Gesù, re dei giudei. E infin che l'alma sua si divida al corpo e i resti appeso, così placar vogliam Tiberio offeso, il preside romano Ponzio Pilato. Grazie. Questa era la sentenza, sta lui nella scena proprio, legge la, materialmente la sentenza data da Pilato. Il vostro testo è quello dell'Oriole. Però riadattato, sì, dalla, visto, l'abbiamo... No, bisogna rievocare in tutto questo un sacerdote a noi caro, Padre Matteo. Benissimo, che è stato lui l'iniziatore praticamente di tutto questo nuovo testo e ha rielaborato questo testo, rendendo anche il testo più fruibile. Più fruibile, più interpretabile. Io, cioè, adesso vorrei chiudere con il nostro Cristo, vieni qua, eccolo qua. Mi hanno detto che è veramente bravo, me l'ha detto Gigi Restivo, che per il Venerdì Santo è uno dei pezzi forti praticamente, e quest'anno ha dato l'anima, e si vede nella rappresentazione delle cadute, sì, del Venerdì Santo. E me l'ha detto Gigi Restivo, appunto, per il Venerdì Santo era qui, mi ha detto che è proprio straordinario. E allora, grazie dei complimenti. Un paio di minuti, sono complimenti che arrivano dai miei colleghi. Prego. Il discorso dell'entrata a Gerusalemme. Prego. Gerusalemme. Gerusalemme. Ah, quanto tu mi richiami al pianto. Ah, le dure catene di fiera crudeltà. Spezza una volta. I miei ricordi, ascolta. Ecco, a te viene il promesso Messia. La cieca tirannia del tuo perfido petto cancia. Cancia in affetto, io per salvarti sollecito mi affanno, l'imminente danno cerca evitar, a Dio ricorri per pietà non ostinarti, io son pronto a perdonarti. Grazie. Grazie. Un'altra cosa, praticamente qua stiamo vedendo una rappresentanza, perché noi, il nostro cast è di circa un 100 personaggi, certo, tra cui un 40 come attori recitativi e le altre comparse, ma un centinaio di persone vengono coinvolte. Grazie ad Amedeo Roccaro e naturalmente a tutti gli altri. Adesso vorrei avvicinarmi un attimo a questi personaggi che finora non abbiamo visto. Allora, questi sono i personaggi del Tuppi Tuppi, così mi hanno detto, spero di avere... Personaggio del Tuppi Tuppi, Giovanni Intorato, perché Tuppi Tuppi? Tuppi Tuppi intanto è la voce onomatopeica che tradotto in italiano significa toc toc, cioè significa bussare alle porte. Infatti? Infatti, qua abbiamo la Sacra Famiglia composta da San Giuseppe, il bambinello Gesù, la Madonna e l'Angelo. Mettiamoci da questa parte così regaliamo ai nostri amici in ascolto un bel primo piano di questi personaggi. Guardate che Gesù è pieno di vita che abbiamo. Abbiamo i personaggi della Sacra Famiglia, che questa è una delle manifestazioni, diciamo, più tradizionali di Sommatino, e sono tradizioni ultracentenarie che si tramandano da padre e che viene rievocato in occasione della festa di Giuseppe, ritengo. Giuseppe però due volte l'anno, il 19 marzo e la seconda domenica di agosto. Grazie a Giovanni Intorato, che tra l'altro è stato preziosissimo per noi in questa puntata di Domenica è sempre Domenica. E a questo punto, se la memoria non mi inganna, io dovrei cedere la linea a Valeria Iannuzzo. Credo che sia proprio così, Sabino Taormina me lo conferma, e allora linea a Valeria Iannuzzo. Sì, Egidio, eccomi, la memoria non ti inganna. Io sono in compagnia del sindaco per parlare di associazionismo volontariato. Sommatino è un paese in cui sono presenti diverse associazioni e che lavorano veramente con grande fervore. Certamente, questo paese ha sempre sorpreso in positivo per la generosità e la capacità di trovare al proprio interno persone, ragazzi, ragazze, donne, uomini che hanno dato del proprio agli altri senza chiedere nulla.
nulla in cambio, e devo dire che questo fa onore a questa città. E qui abbiamo alcuni rappresentanti, ne mancano altri, ma ad esempio l'associazione Agape, che poi parlerà il rappresentante, ha svolto un'azione di volontariato straordinariamente importante per la nostra città, nelle scuole, per i bambini con grandi difficoltà. E Sindaco, intanto andiamo a conoscere le associazioni, poi continuiamo a parlarne. Ha presentato lei l'Agape, qui abbiamo uno dei rappresentanti, Rino Virone, un'associazione Schembri, è un'associazione culturale? Sì. Di cosa si occupa? Noi siamo un'associazione sportiva, teatrale, laica, no profit. Praticamente noi siamo dei giovani che ci uniamo con il piacere di fare qualcosa per gli altri, recitare, magari facciamo delle commedie, musical, queste cose, sempre senza scopi di lucro, col solo scopo di divertire la popolazione sommatinese anche dell'Interland. A divertirvi anche voi. Quali le esperienze che avete portato avanti in questi ultimi anni? Ha parlato di musical, ha parlato di commedie? Commedie, noi rappresentiamo commedie dialettali più che altro, perché sono quelle che colpiscono maggiormente il pubblico del sommatinese, diciamo. E Verga, Pirandello e anche locali, sia Nino Di Maria e altri. E anche musical stile Forza Vita e Gente, quelli di San Francesco, musical che narra la storia di San Francesco, abbiamo portato anche nella zona del Nisseno e oltre. Chi fa parte della vostra associazione? Da che età a che età? O No Limit? No, non è No Limit, diciamo, è No Limit sulle carte. Però praticamente siamo riuniti tutti i giovani. Il più grande, quando abbiamo fondato l'associazione, aveva sino 20-22 anni. Adesso il più grande ha 25 anni, è da circa 5 anni che esiste l'associazione. E diciamo che siamo tutti giovani, quindi siamo tutti affiatati, tutti amici soprattutto, e questo è quello che conta per andare avanti. Benissimo, complimenti per la vostra iniziativa. Sindaco, passiamo a conoscere gli altri rappresentanti delle altre associazioni. Qui presente abbiamo la signora Dina Virone del WWF. Ma il WWF in un centro come Sommatino, come opera? Cosa propone? Ma in un centro come Sommatino intanto noi abbiamo fatto delle campagne di sensibilizzazione, abbiamo anche fatto delle raccolte fondi a livello nazionale, non l'ultima per esempio quella di creare sentieri per i disabili, perché la natura è qualcosa che appartiene a tutti, anche a quelli meno fortunati. E devo dire che Sommatino è stato molto generoso, abbiamo avuto molte donazioni, molte iscrizioni, poi abbiamo fatto altre iniziative per sensibilizzare al rispetto per l'ambiente, all'amore per la natura, che purtroppo tante volte c'è una insensibilità civica, e quindi è necessaria questa associazione nel territorio, proprio per fare innamorare, far conoscere quello che è il valore inestimabile della natura, e quindi farlo rispettare, perché se non si conosce non si può rispettare. Noi a Sommatino per esempio potremmo avere un futuro, un sogno del nostro futuro sarebbe quello di valorizzare il Parco Rocca Messana. Il Parco Rocca Messana in questo periodo è un po' diciamo un po' disastrosa la cosa da un punto di vista naturale e ambientale, anche se so che ci sono delle ditte che si sono aggiudicate gli appalti, che stanno cominciando a fare dei lavori, e poi ci vorrebbe qualche cosa che tuteli questo ambiente, perché purtroppo se lasciato così va a finire che si distrugge tutto. Quindi questo è un sogno utopistico che noi abbiamo, che non lo so se si realizzerà. Si realizzerà mai? No, non credo, perché se a questo punto ci sono dei lavori di ripristino, sì. Il WWF come associazione sicuramente potrà fare tanto. Andiamo a conoscere un'altra delle associazioni presenti sul territorio, parliamo del circolo di tennis, qui abbiamo il presidente Nunzio Scevola. L'associazione sportiva da lei coordinata e diretta si occupa di tennis soprattutto in età scolare, da quest'anno scolastico. Sì, noi praticamente da quest'anno abbiamo iniziato con le scuole elementari per portare avanti questo sport, che è il
tennis per farlo conoscere, anche se noi abbiamo fatto già attività da molto tempo, però da quest'anno abbiamo deciso di iniziare con i bambini per poter, diciamo, promuovere e organizzare meglio questo tennis qui a Sommatino. A parte questo, noi già stiamo partecipando a dei tornei provinciali e regionali. Cioè, provinciale abbiamo fatto già l'over 35, stiamo attualmente portando avanti il campionato under 18. E già si sono fatte delle partite con dei ragazzi di 18 anni naturalmente, e poi parteciperemo a un torneo sempre provinciale per quanto riguarda il campionato Coppa Italia nazionale, che si svolge a livello provinciale e poi la fase regionale. Comunque il nostro progetto era quello di portare avanti sempre il discorso del tennis iniziato all'età minorile, diciamo l'età dei bambini di scuola elementare, e poi vedremo in seguito di continuarlo con questi bambini, portarli avanti che possono giocare, perché questo sport non è solo a livello agonistico, ma per raggruppare, cioè riciclare ragazzi che hanno tendenze, alte tendenze, e invece portarle allo sport per continuare questa attività. Veramente un'attività sanissima. Qui abbiamo due degli allievi di questo circolo, intanto andiamo a conoscerli. Qual è il tuo nome? Marianna Scevola. E tu chi sei? Gregori Francesca. Avete partecipato voi a dei tornei? Sì, siamo andati a Caltanissetta per andare a palleggiare con un campione di tennis. Si chiamava Omar Camporese. È stata una bella esperienza? Sì, una bella esperienza, divertente. Bene, complimenti al presidente, alla sua associazione, auguri anche agli allievi che ne fanno parte. Passiamo ancora a conoscere un'altra associazione presente sul territorio. Intanto qui il signor Montana Francesco, presidente dell'AUSL di Sommatino. Di cosa si occupa la vostra associazione? Associazione di volontariato. Siamo la più grossa associazione a Sommatino con 600 iscritti. Addirittura? Sì, 600 iscritti. Facciamo volontariato, gite turistiche, facciamo pure gli anziani, facciamo ogni mese sala da ballo lì a Pizzaferro, contratto a Pizzaferro, sì, che ha dato il sindaco la sala bella grande. Senta, ma la partecipazione com'è? La partecipazione è molto grande, sulle 200, 150 ogni fine mese. E chi viene? Tutta la gente anziana, tutti gli iscritti, tutto Sommatino quasi viene. Quindi Sommatino si riversa nella vostra sala per venire a ballare? Sì, sì. E cosa si balla? Si balla il tango, si balla il liscio, si balla tarantelle, tutte cose organizzate a livello. Quindi fermento a Sommatino, i sabato sera si fanno invocati? Si fanno invocati, si balla i twisti, siamo molti, molti giovani ci vengono pure, tutte. Complimenti per la vostra iniziativa, veramente.